Dunque, zona nuova, vediamo un po' i vari edifici. Wow, Waterman è super vista. Nella casa di riposo. Colpitemi con una sfera acquatica, colpitemi, dai, dai, dai. Abbiamo chiuso con quelle cose ormai, siamo in pensione. Con quel nasone ci credo anch'io, è talmente dettagliato da fare paura. È il tecnico della TV? No, è di nuovo quella spugna esagitata. Esagitata. Oh, sicuro che non sappia riparare la TV? Vuoi che gli dire un colpo e vediamo se l'ha giusto? Waterman, per me sarebbe un grandissimo onore. Quanto ci fai? Quanto ci fai che c'ho ragione? Benone! Ehi, giovane spugna, vuoi davvero darci una mano? Sentiamo. Lo voglio come? Ok, però smorza un po' il tuo entusiasmo o il mio povero stomaco non reggerà. Abbiamo un problemino con dei robot giù nel Water Cove. Ah. La senti ancora? Certo. Assolutamente, supervista. Beh, allora raggiungi il divano per accedere al Water Cove. Ci vediamo là sotto. Ok, è un livello... È già la serata suo. Del pudding. È un livello tutto suo, non me l'aspettavo. Porca di quella puttana, se lo sapevo. Quanto lo sapevo, cacchio. Oh, allora, aspetta. Sarà felice di riaverlo. Per un attimo ho pensato che qua sopra ci fosse qualcosa. E forse c'è, visto che... Scusami, se mi metti due cose così, potrebbe apparire, eh. Quanto avevo... Mamma mia, quanto lo sapevo, comunque. D'accordo, andiamo al Water Cove. Che tra l'altro io pensavo intendesse questo, il divano. D'accordo, andiamo. Tieni premuto per saltare, che cosa? No! Waterman! Ma cosa? Vabbè. Mi chiedo se sia un livello che servano le spatole. Incredibilmente no. D'accordo. Liberiamo il Water Cove da questi robot maledetti. Esatto. Sponginato. Allora aspetta. È che non vorrei, esatto, colpire l'esplosivo. Kaboom. Siamo a un bel po' di soldini. Che tra l'altro la volta scorsa, facendo il giochino appunto del bullying, non mi aspettavo che avrei fatto tanti punti. Invece nella mia cercare di scoprire cosa funzionasse, abbiamo fatto un bel po' di punti. Waterman è super vista. Come se non li avessi visti due secondi fa. Non spaventare così, Waterman. Il suo cuore non funziona bene. Ma mi sa che anche il cervello, Non ha più niente che funzioni come si deve. Ecco appunto. Scusami, Waterman, è che sono sempre felicissimo di vedervi. Vicino a due super persone come voi, sento il brivido della giustizia. Mi viene la pelle d'oca sulla pelle d'oca sulla pelle d'oca sulla pelle d'oca sulla pelle d'oca. Sì, sì, ho capito. Falla finita e dimmi cosa vuoi. Aiutarvi a sto punto. Ma voglio dei nuovi occhiali da sole. Patrick si è seduto sopra quelli che avevo. Mi è successa una roba simile, stavo prendendo una ragazza ubriaca che era sopra una macchina, l'ho presa per evitare che si ammazzasse, si è appoggiata sulla mia testa, mi ha spezzato in due gli occhiali, sta bastarda, non me li ha mai ripagati. Ma devo dire questo? In realtà è un bene che tu sia venuto da noi, piccolo eroe spugnoso. Viva la spugna! Tu dici? Tu dici? Sì! Dei perfidi robot hanno preso il controllo del sistema di sicurezza del Water Cove. Hai il dovere di disattivarlo e di fermarli. D'accordo. Perché lui? Perché è giovedì e abbiamo fissato un mucchio di visite mediche. Triglie, me l'ero scordato. Oh no, parla, mannaggia. Con il computer del Water Cove nella stanza qui accanto. Ti dirà cosa fare. D'accordo, supervista. D'accordo, Waterman. Accetto questa super responsabilità, Waterman. Non resterai deluso. Al massimo imbarazzato. Ma che è successo? Ma deluso proprio no. Ma sai che... È il coso delle bolle. Sai che effettivamente avevo visto una cosa che gli era passata dalla testa. Però non pensavo fosse solo il modello che si era spostato. Invece c'aveva il coso delle bolle in mano e si è, pum, puntato sulla telecamera. E adesso dal dottore. E adesso via! Sei... No. Quelle sulla YouTube Poop. Dunque, dobbiamo liberarci del covo. Ma a parte questo, c'è una cosa che mi sto chiedendo dai primi episodi. Ma le mutande d'oro, tipo quella che abbiamo trovato sopra casa di Squiddy, credo. Qualsiasi. È super questo spugna. È lo stesso giochino, mi sa, del...
del gioco del film, che se vai su quelli rossi ti prendi la scossa. Dicevo, come quelle che abbiamo trovato sopra casa di Squid l'altra volta, ma non ne abbiamo più trovate in giro. Guarda, lo sapevo che si nascondeva qualcosa. Vai! Troppo potente. Ecco fatto. Bravo, SpongeBob. Perfetto. Aia, che stronzo. Vai via. Comunque, ora possiamo... Ma in realtà, scusami, è stata giusta curiosità. A parte che, esatto, volevo vedere se da qui già potevo prenderlo. In ogni caso, questo è odore. Ecco fatto. Di vittoria. Odore di vittoria. Cosa c'è qui? Questi pali sono generatori, non toccare... Grazie. Aspettiamo che faccia la scossa. Ecco fatto, esplodi e io proseguo. Cosa abbiamo qui? Sono il vecchio cowboy, sparerò a quella maledettissima spugna. È stato molto divertente comunque. Beh, possiamo dire che ce l'ha un po' con le spugne, eh. Sono abbastanza sicuro che se gli cerco di lanciare una palla, lui cerca di sfuggire. Ma è morto così? Sì, ti piacerebbe. Ecco fatto. Tre colpi per ucciderlo, davvero? Sono un po' tanti, eh. Ecco fatto. Dunque, vediamo. Esatto, non c'era nulla. Peccato, vabbè. Però bello sto livello sotto la casa di riposo, come nel cartone. Che poi, allora, forse è uno spoiler. Eh sì, di solito cerco di evitarli. Però questo livello mi ha fatto un po' ricordare i video che ci sono. Non ci arrivo da qua, peccato. Vai SpongeBob, è il tuo compleanno. Non è il tuo compleanno, dicevo. Ah, lui è rispawnato comunque. I video che ci sono quando fai i minigiochi in SpongeBob Chuck si gira. Non devo, no. No, non mi serve a nulla. Ah, vabbè, proseguiamo allora. Credo da questa parte, allora. Ok. Ma... Esatto, vabbè, tanto lui non lo possiamo beccare da qua. Quindi... Tanto vale ucciderlo di nuovo, così ci prendiamo un altro po' di monete. Ecco fatto. Prendi questo. Grazie. Beh, cavolo, ne dà un bel po', eh. Ma giusto curiosità, si gira ancora, pensa. Oh, vuoi vedere che, allora, dove mi sono buttato esatto serviva invece questo? No, dall'altra parte. No, questo è il massimo. No, non credo di arrivarci. Ah, no, 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 prosegue allora. Vedi che avevo ragione. Vai SpongeBob, vai a prendere il calzino. Patrick deve fare... Beh, è stato facile. Ecco fatto. Altro checkpoint. Quello che cos'è? Sono abbastanza sicuro. Esatto, sono abbastanza sicuro che se mi avvicino quella si chiude. Qua c'è qualcosa. Sembrava una zona perfetta per nasconderci qualche oggetto. E intanto noi proseguiamo. Ed ecco lì un'altra spatola d'oro. Ecco fatto, semplice e pulito. Tac, 32 spatole d'oro. Finito il livello? Sì che non... Beh, il robottone non mi parla. Quindi penso che in realtà proseguiamo. Che poi non credo fosse quello il robot. Anzi, il supercomputer. Il Water Cove, la fortezza segreta dei due rugosi supereroi. Waterman e Super Vista. Ok, di nuovo la spatola. Squiddy, sono così felice di vederti. Perché c'è Squiddy? Non dico quel genere di felicità che provi davanti alle ginocchia, ma quel genere di felicità che provi dietro i gomiti. Ma non come? Puoi immaginare quello che sta succedendo.
Sì, sì, il geriatrico duo mi ha già raccontato tutto. Quei due vecchi bacucchi mi hanno mandato qui a consultare il computer del Water Cobo. Può allora, ipotizzo, non voglio portarmi troppo avanti, può essere che abbiano chiamato anche Squiddy perché anche lui in una puntata aveva i superpoteri, che era tipo Super Vulcano, una roba del genere. Ma dato che sei qui, scarico tutto su di te. Puoi trovarlo laggiù. Hai visto questo posto? Cose dell'altro mondo. Quanto gli costa mettere almeno qualche tappeto? E guarda quanto spazio sprecato. Quei due Matusa, come hanno fatto a sistemarsi qui? Negli anni 50, sai, il boom economico, e voglia che la gente prendeva gli spazi e poi non li usava. È facile! Nell'episodio 27 il Water Cove viene invaso dai mostri scavatori delle Bermuda, e a quel punto... Lascia stare! Ok, sblocchiamo la scatola, qui abbiamo il cocomero da lanciare con Patrizio, ma... Ah, per lo shortcut, perfetto! Quindi lo shortcut ci riporterà probabilmente a quell'uscita. No, vai. Perfetto. C'è, esatto, stavo giusto chiedendo. C'è qualcos'altro in cui dobbiamo girare? Beh, è solo una moneta, ma buttala via. Ok, proseguiamo. Checkpoint. Che cosa abbiamo quindi? Abbiamo... Ma... Quasi quasi, sai che ci provo. Ah no, non possiamo. Stavo giusto per dire, ma proviamo a tornare indietro con Patrick. Non possiamo perché giustamente ci serve il... La palla. Allora comunque proseguiamo. Di qua ci serve SpongeBob, di qua ci serve SpongeBob. Mi sa che Patrick ci serve solo per parlare con Waterman. Ok, allora, prima di parlare con lui... Apriamo la conchiglia. Ho un lavoretto per qualcuno che sa lanciare le cose. Sentiamo, ci mannaggia. Ci pensiamo noi. Io sono bravissimo a lanciare le cose. Devi soltanto prendere i frutti da lancio e lanciarli uno dopo l'altro in quegli strani macchinari. Ok. Devo fruttare i lanci macchinosi? No! Devi lanciare i frutti ai macchinari! È incredibile come Patrick sia più scemo di Waterman. Ma i frullatori? Ti conviene fare alla svelta, perché tendo a esplodere. O meglio, ecco, infatti tendono a esplodere. D'accordo, capo. Allora, prima di... Ah, ecco, perfetto. Allora, iniziamo magari da questo. Ok, non capivo che giro avrebbe fatto. Ma... Guarda, lo immaginavo, però... Devo solo attendere, quindi. No! Oh, ok, aspetta. Perfetto. Le mutande di SpongeBob non sembrano della misura giusta. Vai, 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 corri! Spero che non esploda, spero che non ci metta poco tempo. Corri, Patrizio! No! No! Porca miseria. Ok, quello è ancora lì, perfetto. Ma... Ok, perfetto. Forse è questa la soluzione, sai? No! Dove vai? Ecco fatto. Perfetto, ne manca solo uno. Vai, 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 prima che esploda tutto. Corri. Non so come l'ho evitato, ma... Perfetto. Tutto a posto? Quanto ci fai che era per il televisore? Altro? Capo? Ce l'hai fatta! Ah, ok. Finalmente posso dormire. Ah, vabbè, d'accordo. Mamma, mamma, mamma! Guarda, va benissimo, non mi faccio troppe domande, va bene così. Andiamo, vediamo dove finisce. La madonna. Ehi, ti conosco, sei quel tizio. Di là, Patrick. Servirà molta più energia per attivare il modulatore Doppler idroacustico.
Potresti occupartene tu? Certo, capo. Si vede la casa di Squiddy. Ed è senza pantaloni. Oh, giusto. Lui non indossa mai pantaloni. Come Paperino. Ascolta, laggiù ci sono 8 cilindri. Laggiù dove? C'è qualcosa addosso ai cilindri per girarli verso l'interno. Ok. Gira tutti gli 8 cilindri verso l'interno e ti darò una ricompensa. Scusa, d'accordo. Puoi ripetere? Stavo guardando Squiddy. Sbrigati a girare quei cilindri. Va bene, ma... mi sembra troppo semplice, Tutte le cabine rimpostate. Ok, quindi... immagino ci sia da toccare i vari tasti. Ah, ho capito! Ho capito che minigioco è quello che devi far girare tot pulsanti per far sì che tutto sia girato. Ok, no. Esatto, forse così, aspetta. Tac. Quindi, se io... mi sa che mi incastro. Mi sa che mi incastro, ma ce la faccio. È un po' tanto retry questi minigiochi qua ogni volta. Allora, proviamo così. Tac. 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 Dai che ci siamo, perfetto. E infine l'ultimo. Ta-dan! Fatto. Non vi starò a spiegare tutti i passaggi, ma è tanto retry ogni volta questo. Perfetto! Adesso c'è abbastanza energia. Meno male. Ma cosa ti serve tutta quell'energia? A che domande? Per il mio pediluvio. Ecco a te una spatola d'oro. Grazie. Oh, mamma, mamma, mamma. E siamo a 34. Ne abbiamo già prese tantissime in questo livello. Cosa ci abbiamo qui? Ah, dobbiamo... ok. Dobbiamo schiacciare i televisori. Occhio, orca miseria. Guarda come luccica. No! Ah, cacchio. Non è che ce ne sono altri e me li son persi? No, non credo. Comunque dobbiamo prendere quel calzino. Preso! D'accordo, possiamo ricambiare personaggio. Ecco qua. No, dove vai? La telecamera. Allora. 3, 2, 1... e che cosa ha attivato? Ok, questo. Che intanto quello... ah, è quello che spara i missili, cavolo, è vero. Non me lo ricordavo già più. Addio. Kabum. Di nuovo il coso per cambiarci. Ecco fatto. Allora. Wow, sbrilluzzicoso. Credo che qui dovrà apparire un altro muro, sai? Mi sento una spugna nuova. Kabum. Adoro scartare i regali. Allora, se volessi fare lo gnorri, se io ora mi buttassi di sotto, il checkpoint ce l'abbiamo attivato. Ed ecco come fregare il gioco. In teoria abbiamo saltato probabilmente un passaggio qui. Ah, oh, mi sento in errore aver fatto quello che abbiamo appena fatto. Per il controllo del sistema di sicurezza, devi premere tutti i pulsanti di disattivazione sparsi nel vuoto. Lo immaginavo, grande capo. Il primo è qui. Il secondo l'ho già fatto con Patrick. Premere i pulsanti, capito? Dopo averli premuti tutti, torna qui e premi il pulsante di disattivazione principale. Che è quello lì chiuso nella chiave. Tornare qui, capito? Ma mi stai ascoltando? Certo. Ascoltare, capito? Allora, ecco fatto, siamo a 2. Dunque. Vediamo. Ok, se prendo bene la mira, riesco a distruggere il macchinario da qua. Perfetto, preso. E ok, in realtà noi abbiamo fatto una roba che non era da fare. Il pulsante di disattivazione per abbassare i ponti che conducono nel sistema di isolamento malvagi. Ma quindi, in realtà, io come ci arrivavo qui? Credo ci fosse tutto un passaggio, eh? Credo che prima dovevamo tipo andare da quella parte per poi aprire il ponte e altre cose simili. Abbiamo fatto un po', diciamo,
utilizzato un po' il gioco a nostro vantaggio, eh. Ok, quindi è dall'altra parte. Perfetto. Aspetta che arrivo. Ah, perfetto, pensavo di doverlo colpire di nuovo. Il profumo delle bolle il mattino presto. Oh no, di nuovo il tizio esplosivo. Aspetta, 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 aspetta. Preso, ok. Ma no, giusto, era solo curiosità. No. Prendilo. Perfetto. Salta sulla parete a sinistra. Ah, quella. Ok, quindi si è sbloccata la parete ora. Un po' tardi, diciamo, visto che abbiamo già dato. Ok. Perfetto. Un'altra volta. Ecco fatto. In realtà lui è semplicissimo da fare. In realtà questo qua è una cavolata da tirare giù come nemico. Tirami su. Ok, guarda, non so neanche con che concetto ce l'ho fatta a prenderlo senza neanche aver preso la mira, ma buon per noi, no? No, oddio. È scivolato. Ok, cerchiamo di... Esatto, farla nel verso giusto a questo giro. Ok. C'è... Aia, per caso... Fresco come una brezza. Qui, tra l'altro, se non lo prendevamo prima, lo prendevamo adesso il... come si dice? Il calzino. Ma... Patrick... Tutto questo a cosa ci serviva? Forse solo a cambiarlo, nel caso tu facevi questo percorso con lui. E giustamente qua ci può salire solo SpongeBob. Anche se facendo la furbata di prima, in realtà ci arrivavamo anche con Patrick senza neanche troppi problemi. Ok, credo che qui abbiamo fatto tutto. Immagino che dobbiamo andare dall'altra parte a schiacciare gli altri bottoni ora. La stanza di sicurezza del Water Cove. Allora anche tu sei sceso nei più profondi recessi del Water Cove. Oh, hai preso l'ascensore. Sai dirmi come posso arrivare in cima a questa stanza? Allora, calzino e spatola. Lì vedo un computer, ne manca un altro. Giusto, scommetto che quelle gallerie mi porteranno in cima. Sei un genio, Gary. Mao. Allora, qui c'è una scatola. Qui ci sono due nemici di cui... uno abbastanza fastidioso. Ecco fatto. Dunque, ecco fatto. Grazie. Vediamo, c'è qualcosa? No, dobbiamo proseguire quindi. Checkpoint attivato. Di nuovo la pedana. Va bene, questa è facile da evitare. Mi sento una spugna nuova. Evitata la palla e andiamo a menare il disco volante, che in realtà sembra tanto pericoloso, ma in realtà è abbastanza semplice da evitare. E anche questa è fatta. Ecco fatto. Allora, in questa zona... Aia. Vabbè, ce l'abbiamo fatta comunque. Stavo dicendo, dobbiamo prendere i quadrati quelli spenti. C'è qualcosa da queste parti? Allora, ah no, si salta e basta. Io già pensavo a doverli distruggere. Già pensavo al vandalismo. Quanti checkpoint da queste parti? Ma c'è nient'altro per caso? Mi viene quasi da pensare che potrei salirci sopra, ma eviterò nel caso per sbaglio cadessimo. Ci arrivo lì, no? Aia. Ho cannato. Ecco fatto. No, prendilo. Maledizione. Mi sento una spugna nuova. Ok, ho bisogno di un paio di mutande pulite. Vai, esplodi. Mi sa che... Mi sa che non faccio in tempo, vero? No, non ho fatto in tempo. Non ho fatto in tempo perché era già diventato rosso, purtroppo. Ok, sembra tanto una cagatina sta parte qui, ma in realtà il fatto che ti mette tutta sta fretta mica è tanto positivo, eh.
Ah, cavolo! No! È diventata rossa nel momento in cui sono sceso. Che poi purtroppo non ci puoi fare... Ma c'era un altro checkpoint, scusami. Siamo passati oltre? Com'è possibile? Aspetta. Ah no, siamo passati oltre per davvero. Ma, scusami, vabbè, non importa, non importa, andiamo avanti. E tanto qui è diventato più difficile. Ecco, lo sapevo. Allora, non importa, non importa. Corri, c'è già il paio di mutande, perfetto. Guarda che sembrava tanto una cagata questa parte, però in realtà... Ok. Sembrava tanto una cagata, ma in realtà... Tanto stupida non era, eh. Non ci arrivo al cowboy, vero? Peccato, vabbè, non importa. Ecco, fatto. Aia. Che stronzo. Preso. No. Maledetto. Ok. Vabbè che tanto avevamo il checkpoint facile. Quindi. Terzo. Altra spatola, madonna mia. Abbiamo veramente tantissime, troppe spatole. E paghiamo il pizzo. Ok. No. E non pensavo andasse così veloce, cavolo. Vabbè, in realtà siamo già qui, voglio dire. Non mi preoccupo neanche del cowboy a sto giro, faccio prima. Ecco qua. Quindi... È che è andato subito a cannone e non ho avuto il tempo di muovermi. Ecco fatto. Allora, se stiamo fermi è più facile, sai? Cioè, nel senso, se non ci muoviamo a destra e a sinistra noi. Allora, aspetta. Vai, 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 vai. Ok. No, no, maledetto. Vai, 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 vai. No, no, che cavolo. Anche sembra tanto per bambino tutto il gioco, tutto bellino e tutto quanto. Però poi ti mettono ste cosine qua che, oh, onesto, ci stanno in sti giochi. Anzi, è molto meglio che ogni tanto ti mettano anche qualche punto di difficoltà maggiore in giochi da bambino, passatemi il termine. Perché secondo me è tanto tempo che giochi dedicati a bambini effettivamente siano troppo semplici a un certo punto. Qualche picco di difficoltà, ammetto. Secondo me schifo non fa in sti giochi. Ok, fatto. Un altro tesoro per Patrick. In realtà non era così difficile come percorso, è solo che ogni volta che venivi colpiti ti pum, sbalzava via. Ultima stanza? Speriamo. Ok, spatola d'oro, c'è Mr. Crab. E lì c'è l'ultimo computer, perfetto. Adoro scartare i regali. Allora, quale pazza idea avrà il signor Crab? Prima di tutto. Ecco fatto. E 4 su 4. Guarda, SpongeBob, ragazzo mio, luccicare dell'oro sotto quel vetro. Oro! Non è una visione celestiale? Sì, ma per me è soltanto far arrivare quella grossa sfera sopra quel piatto. Ok. Come faccio a far rotolare la sfera, Mr. Crab? Innanzitutto devi lanciare una palla bolla su per questa rampa. E con buona fortuna, SpongeBob. No, scusami. Il mio portafogli conta su di te. Non ho fatto in tempo a leggere. Ho schiacciato perché pensavo mi dicesse solo di quello. Aspetta. Per far arrivare la sfera fino in fondo, devi spostare i macchinari lungo il percorso. Ok. Ah, beh, non mi ha detto nulla di che, quindi. Allora, aspetta. Bulinga più non posso. Ok, e questo è giusto. Però credo sia tutto a tempo. Credo sia tutto a tempo. Il problema è come faccio a girare quello? Perché il bottone fa girare questo qua. Sarei quasi tentato di dire vabbè, lasciamo perdere, però tanto il gioco ci chiederà il completismo a un certo punto, quindi voglio dire, tanto vale farlo. Qui che cosa abbiamo? Ok, quindi credo che questa sia una delle ultime pedane di cui dovremmo occuparci, ok. Ah, ecco appunto. Ok, dobbiamo farlo arrivare qui, ma il problema è che una volta arrivato qui, cavolo, dovremmo fare mega attenzione perché sarà proprio la parte finale, cavolo. Allora, che cosa abbiamo qui?
Ok, questo ventilatore credo sia l'ultima cosa che dobbiamo fare. La vera domanda che mi rimane è quello. Vabbè, iniziamo a provarci, poi vediamo. Ok, e la palla è arrivata. Il profumo delle bolle il mattino presto. Questo è odore. Vediamo quanto ci mette, perché se è lenta mi sa che qua devo schiacciarlo un'altra volta. E ok, e questo c'è. Il problema è che manca questo. Ah! Era la cosa più semplice possibile. Vabbè, mettiamoci il tempo che ci mettiamo. E ok, il primo pezzo è fatto. Poi, martello. No, mi sa che devo... ce l'ha fatta. A parte che vabbè, è un po' in bilico, però. No? Cavolo, vai, 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 vai. Ok. Qua dipende quanto tempo ci metta a fare il percorso, scusami. Ah, perché... ah, certo, adesso ti dà proprio il tempo di fare tutto, ok. Vediamo se abbiamo azzeccato i tempi. Dovrebbe essere giusto, No! Ah, no, ce l'ha fatta, ok. Perfetto, dai che ci siamo, perfetto. Un po' mi ricordo un minigioco di Madagascar, ma non mi ricordo quale, onestamente. C'ho in testa una roba, ma... perfetto, anche il martello è a posto. Mettiamoci... no! No, 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 no! Ma non ho avuto neanche il tempo. Tanto lo so che potrei benissimo saltarlo questo, Abbiamo talmente tante spatole d'oro che voglio dire, però... sai, il completismo comunque mi ci riporterà prima o poi qui. Ce la faremo questa volta, mettiamoci già a sinistra allora. Dai! Dai! Ma non è possibile! Non è possibile! Cosa devo fare? Mettermi totalmente a destra? A meno che... aspetta un attimo. Vedi? Tutto questo almeno mi ha portato qualcosa di buono. Ok, eccoci qua. Vai di qua, subito. Ok. Gira, 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 gira. Perfetto, dai che ci siamo. Preso! Oh, finalmente. Madonna mia. Troppi tentativi per sta parte, fin troppi, ve lo giuro. Non ne valsa la pena mai, mai. Oh. Tiè, Crab, questo è mio ora, me lo tengo, me ne vado. Maledetto. Bravo, SpongeBob. Che ne diresti di regalare quella spatola d'oro al buon vecchio Mr. Crab? Sai che io ti direi di sì. Una promozione. Oh, per me io ti direi di sì, tanto ne sono pieno. Una promozione? Io ne sono pieno, quindi potremmo anche sì, dargliela. Aggiungerò la bellezza di 10 secondi alla tua pausa pranzo. Certo. Wow! Così avrò addirittura 20 secondi! Non saranno troppi. Mi dispiace, Mr. Crab, la sua offerta è allettante, ma non posso darle questa spatola d'oro. Ne ho troppo bisogno. Certo. Capisco, ragazzo. Se la metti così, toglierò 30 secondi dalla tua pausa pranzo. Ecco, appunto. Wow! Quindi avrò addirittura meno 20 secondi per mangiare. Grazie, Mr. Crab. E quando mai? È proprio un italiano, SpongeBob. Si fa fottere il culo dal datore di lavoro e ringrazia pure. Guarda che io vi vedo, Io lo so come ragionate voi e che cosa fate. Bastardi. E ok, finalmente siamo tornati. Oh, tiè, ho fatto tutto, grande capo. Ho riottenuto il controllo del sistema di sicurezza. Ecco la ricompensa che ti avevo promesso. Hai premuto tutti i pulsanti di disattivazione. Esatto. Ora. Esatto, grazie. Madonna mia, sto livello veramente ci ha dato fin troppo, fin troppo. Il profumo delle bolle. E con questo presto. Andiamo questo nella gabbia dei cattivi. Di vittoria. Esatto.